Salve ragazzi, come promesso ragazzi, all'ultimo video, vabbè, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte a tutti. Vi avevo promesso di portarvi la quinta di fila, ma come sempre, alla mia quarta di fila, io me la prendo sempre in saccoccia. Come vedete, sono sceso a valutazione cortesia, ma non l'ho capito, molto probabilmente perché non sto giocando. Comunque, la quarta di fila, vincevo 3-2, secondo tempo, magicamente perdo 5-3. Vincevo 3-2, magicamente perdo 5-3. Cioè, vabbè, inutile che ve lo sto a dire, tanto ormai questo gioco lo conoscete tutti. E vabbè, c'è ma fa, guagno, non fa niente. Andiamo avanti e quindi vi porto un video. Perché è giusto che vi porti un video. Ed ecco qua. Un video, un video, un video, un video, un video. Facciamo così. Ce la giochiamo così. Quindi mettiamo Lewandowski e Dybala. Ah, Van Gool, facciamo un bel cambiamento. Poi mettiamo lui qua. Lui qua. Così. Lui qua, così. Poi mettiamo Lota qua. Lui qua, ok, poi facciamo difensivo, mettiamo Paulino, difensivo mettiamo Gomez, poi mettiamo contropiede lui e contropiede Lewandowski. Non sta fissiamo, lui gioca col classico 4-3-3. Vabbè raga, non fa niente, ormai il gioco per me è così, sto giocando poco e niente, chiedo scusa per la totale assenza ragazzi, ma io già non sto dormendo, ma non perché la bambina non mi faccia dormire. Non dormo per altri motivi, quindi pazienza, raga. Pazienza, capitano, mettiamo lui, dai. Vuole giocare con il Captain America, perché ultimamente mi sta andando male, però no, diciamo così, dai. Sì, penso di dover... Vabbè, dai, giochiamo così, dai. Niente, raga, io la quinta di fila non la porterò mai. Ormai è così a me. Sto giocando poco e niente, raga. Solo sim, ovviamente non posso fare altro in casa. E niente, raga. Iscrivetevi a The Crypto che ritornerà a fare live. Io con sto cazzo di cortisone sono ritornato a non dormire. Tana maiala. Vabbè, dai. Vediamo questa come va. Venivo da tre vittorie di fila. Beh, raga, è vero. Basta che ci perdi. Non mi fare il lancio. Basta che perdi la mano, perdi tutto. Perdi tutto. Lo script, vabbè, c'era, c'è, ci sarà sempre, raga. Cioè, 3 a 2 primo tempo per me, 5 a 3 per l'avversario. I miei, no, nessun lag, anzi, è stato anche bravo. Ci mancherebbe altro. Quando si perde, si dà anche merito all'avversario, non quando. Quando non si laga, quando non ci sono... Vabbè, le classiche tossicate ormai le fanno tutti, raga. C'è Mafra. Marquinhos che sta facendo la punta, non capisco perché. Va bene. Facciamo un altro cambiamento. Non capisco perché sta là Marquinhos. Che cazzo ha combinato? Non lo so. Vabbè. Andiamo a vedere che ho combinato. Ecco qua. L'altro fenomeno. 1-0. No. Ah, poi avevo messo in porta Ederson, quello del Manchester City. Letterà. 5 pera ha fatto. Marquinhos, perché te ne vai avanti? Quindi mettiamo, tolgo difensivo Maldini che potrebbe scendere. E mettiamo Marquinhos che lì sta fisso dietro, figlio di scassata. E stavo a dire, magicamente non riusciva a fare nulla. Pure partita fluida, ma io ho sbagliato. Vabbè, dai, è giusto così. Ah, questo è un altro che fa le tossicate. Va bene. Va bene. Aspettate, potevo vincere io 5-6 a 2. Sul 3 a 2 ho sbagliato una marea di gol, ma allucinanti. Ovviamente con i pali compresi. Sapete che io non dico cazzate, eh?
Come sto dicendo anche che ha meritato la vittoria, figuriamoci, un pari livello, merito Euro 3. Io questo sono quest'anno, raga. A uno non si arriva quest'anno. Ecco qua, fallo, benissimo. Cercherò di gastimare molto di meno. Iscrivetevi alle Ligno 88 che oggi dovrebbe fare una live, oggi pomeriggio. Dovrebbe. Ma non ho capito perché ha dato sta palla ciofecata qua. Vabbè. Va bene. No, qua è solo. Mi sono portato Van Dijk, che comunque è sempre con una bella freccia. È uno dei più forti difensori del gioco. Sapete che io faccio giocare tutti, indistintamente dal nome. Ce li ho e si usano, ragazzi. Ovviamente, se vedo che non mi piace, li mando a fare in culo. Tipo Ederson, l'ho mandato a fare in culo subito. Lettera a 5 papere, finalista Champions League, non so che cazzo gli ha preso. Ecco qua, come vedete sto da mezz'ora a dare il passaggio con Messi, ma non glielo dà. Cristiano Ronaldo, questo è l'1-1 perché vedo solo Mbappé avanti. Però c'è il solito Van Dijk che fa il suo. Paulino è lettera, ragazzi, mi sono portato Dybala che ho usato poco e niente quest'anno. Con una bella lettera lo facciamo giocare sta settimana. Ok, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ovviamente Neuer per me è più forte di Ederson. Buona finale Champions League a tutti per stasera. Continuo a portarmi Gomez come terzino destro, essendo un DC che mi piace molto, che sa difendere. Ok, saliamo con De Bruyne, altro finalista del Champions League stasera. Però raga, a me non, io trequartisti non li so usare, raga, io boh, non li so usare, non li so usare. E sali, Dybala, devi salire. Vedete Gomez? Come aggredisce, come voglio io, come piace a me. Non lo far girare. Aia, aia, fratello mio. Guardate il lag a l'attacco a destra. Uffa, in alto a destra. E da, raga, ma una volta tanto possiamo. Ah, possiamo giocare senza laggare. Cioè, ho fatto i complimenti all'avversario mio precedente. Si chiama Bomber, non mi ricordo. CGGC. Dai. Porca puttana, oh. Minchia, quanto siete. Vabbè. Aia, ma questa Ronaldo ci vedo. Oh. Ehi. Oh. Che? Vabbè, dai, raga, vabbò. Va bene? Ah, ne niente. Mi batto a destra. Ogni tanto io faccio il paralego. Vai, Iron Man. Mannaggia, chi te beef. Butto. C'è rigore affrescato, Aniu. Ma che è? Ricordiamoci che mi ha dato l'ammazzata di lag, eh? R2, 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 R2. Nella vita reale, queste R2 venivano spezzati di gambe. Ah, c'ho un buco qui che non riesco a capire neanche io perché. No! Non è fallo. Vabbè, dai, raga, non mi fischia un fallo questo. Ne ha 8 di difesa, raga, 8 ne ha. No, 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 no,
raga, me l'ho forciato! Vabbè, dai. Raga, vabbè. Va bene, andiamo avanti. Grazie Konami, vai avanti così, vai. Vai avanti così, vai avanti così, vai avanti così. Io boh, io non... Boh. Ha fischiato rigore contro di me. Questo mi ha falciato in aria come se nulla fosse, niente. Dai, fallo pareggiare. Porca puttana. E dove va De Bruyne? Ah. Ok, va bene. Raga, a me non piace. A me non piace sto De Bruyne, raga. Non piace. Ma come cazzo è che quest'anno i dribbling non riesca a fare? Perché gliela dai a lui? Chi te stra beve? È stu Beckham, ma cia da aver, vieraie! Madonna mia! Oh, usciamo! Niente, raga, niente. Non riesco ad uscire, raga. Non riesco ad uscire. Niente, non riesco ad uscire. Lo deve far pareggiare, gulla chi te muort. Gula chi te muort, mannaggia chi te muort, mannaggia. Stu shake de merda. Ok. Ah, sta Messi solo. Una bomba di Lewandowski. Niente. Lewandowski non tira più una bomba. Ma state vedendo la fluidità sua, ragazzi. Ovviamente si è appoggiata alla mia connessione. Ritornate indietro, riguardate l'attack del primo tempo, l'attack dell'hack. Vi ricordate? Spero di sì. Guardate, io non riesco a fare un cazzo, raga. Guardate i falli che sa fare lui, guardate. Senza fischiare, avete visto? Quello è un bug, raga. Quello è il bug di quest'anno, guardate, guardate, guardate. Io non è che non li so fare, io non li voglio fare. Io a me piace giocare pulito, ragazzi. Deve pareggiare, è inutile, lo deve far pareggiare. Guarda, sa fare questo, guardate, guardate. Le tossicate possibili, guarda. Fallo a lui di nuovo, avete visto? Mannaggia quante sinucchine da merda, sì. Dai, pareggio, vai a fare in culo, dai. Oh, dai, io neanche lo voglio muovere il portiere. A posto. Va bene, oh, sei contento? Bravo, bravo. Bravo, dai. Bravissimo. Complimenti. Complimenti a quella bagascia da sorte. E che da lag da me. Ammina una bomba. E devo far uscire altre tacche, mo fam. Fammelo uscire la tre tacche, dai. Fammelo uscire. Sì, dai, accendi il microonde. Ora aspira un po', fai un po' te. De Bruyne, ma si cacca giù, cazzo. Vai, Alex. È giunto il tuo momento. Questo sta bene, questo sta bene. Dai. De Bruyne, lettera A, mamma mia, 97. Fai il lunch? Non lo fai il lunch? Ecco, ho detto io, non lo fai il lunch, certo deve fare il lunch. Minchia, guardate com'è tossico, guardate, guardate com'è tossico, ragazzi. Guardate com'è tossico, guardate, guardate com'è tossico. Ha fatto salire tutta la squadra. Ste cose ve le sapete imparare bene, eh? E poi? E poi? L'importante è che c'è il tac. Il lag. No, non esce, raga. Portiere offensivo, ragazzi. Portiere offensivo. Ricordiamocelo. Portiere offensivo, ragazzi. Fermo. Avete visto come era fermo? Avete visto Neuer fermo? Guardate come ce li ho fermi, guardate. Guardate come ce li ho fermi. Io veramente non ho parole, io non ho parole, non ho parole, non ho parole, mi sono stancato di giocare con questi elementi, mi sono stancato, mi sono stancato, mi sono stancato, raga, mi sono stancato, mi sono stancato di giocare contro questi, raga, mi sono rotti con il giocatore bomba a PES. Guardate, guardate come ce li ho fermi, guardate, guardate come ce li ho fermi, guardate, mamma mia santissima.
is very sporting here to acknowledge the quality of the save. A lovely little footballing moment. Vabbè, io boh. Vabbè. Gomez can get it clear. Nicely measured pass. Looking to force his way through. Chance has a pop. Vai a fare in culo, vai. Volevi fare fallo, eh? Volevi fare fallo, Giovano. Voglio vedere, cut. Voglio vedere come si sente. E mo metti il tacche giù. Volevi fare il fallo, eh? Forse volevi l'altro fallo con l'R2, eh? Stai facendo la scorpaccia dell'R2, stai facendo. Quell'altro che è da lui. This is what we've been waiting for. Well, that's the currency he deals in, and he's come good yet again. Never the one to let you down in these situations. Ma è logico che le può fare ste cose, raga. È logico che le può fare. È logico, si appoggia su di me. È logico che le puoi fare, pagliacci. Stai giocando, con cosa stai giocando? Ciamaniscia. E da Lewandowski! Mamma mia, raga, non ci voglio credere. Non ci voglio credere, col cross di nuovo. Questo è un altro tosco pure col cross. No. Sì, vaffanculo. Bravi ragazzi. Bravi ragazzi, bravi. Bravi ragazzi. E doveva essere la quinta di fila questa, ragazzi. Doveva essere la quinta di fila. Dai. Prossima volta accendo aspirapo, microonde. Hanno fatto l'asciugatrice con wifi, eh. Hanno fatto l'asciugatrice con wifi. Se vuoi ti do nome e cognome, il nome della marca ce l'ho anch'io. Vabbè, sì, fai giochetti. Dai, bravo. Andiamoci a fare il quinto gol, andiamo. Andiamo a fare il quinto gol, andiamo. Ma tocchiamoci il culo rotto. Oh, peccato, la porta è dall'altro lato, Giovano. Vabbè, raga, che dici, una partita quasi in scioltezza. Peccato che non è mai la quinta cazzo di fila. Lewandowski, minchia, guagno. Ripeta di il centravanti più forte, l'attaccante più chiaro. Il centravanti per me è un Battistuta, è un Romario, un Lukaku. C'è un palo da adesso. Un Van Basten. Ma Lewandowski, boh. Ma forse Lewandowski è come Van Basten per me. Vabbè, raga, questa è la mia valutazione. Vediamo lui quanti ne ha. 466. Più sconfitte che vittorie. E dal ennesimo Sardagnul. Vabbè, raga, vi faccio vedere che non dicevo cazzate della partita precedente. Doveva essere la quinta di fila. Diciamo che le sim si stanno comportando bene. Dove sta? Contro questo qui. Se lui mi segue, sa chi è, lo può anche confermare che vincevo 3-2, poi nel secondo tempo non sono riuscito a fare nulla. Questa qua, raga. Vincevo 3-2, ve lo giuro, ve lo giuro sulla mia bambina. E poi è andata, vabbè, non fa niente, raga, questa è PES. Io di solito ne perdo una e ne vinco tre, ne perdo una e ne vinco tre, è così. Una media, questa è la mia media. Vabbè.
Ragazzi, ci vediamo se riesco a fare un video al giorno. Vi porto una partita al giorno. Se volete le gastime, fatemelo sapere. Detto questo, come vedete, una marea di ESP, di ESP, di ESP, di allenatori. ESP. Faccio vedere. Vabbè, tranne questi che sono giocatori che finiscono le sim e poi gli vado a dare ogni tanto da pompa a qualcuno. Chi è questo della Norvegia? Trequartista. E poi stanno tutti questi da 4.000. Con gli accessi giornalieri, partita contro comp. Vabbè, raga, queste. Dove sta Ederson? Vi faccio vedere, non è che dico cazzate. Cioè, boh, io non so. Uno che ha tutto 99, 99, 99, 99, solo 98 spentapin. Ogni tiro è gol. Vabbè. Ciao, raga, vi voglio bene. Alla prossima. Salutiamo soprattutto gli invidiosi. Molti ne sono. No, bugie, non sono molti. Ce ne sono. E iscrivetevi a PressBank Capitale, iscrivetevi a Luigi Gazzigol, Lelino 88, e Dede Crypto, ragazzi. Non so se starò nella sua live, nel senso, dipende la bambina, come va, ormai, vabbè, è inutile che lo sto a spiegare, al massimo qualche saluto glielo farò, sicuramente. Ciao raga, vi voglio bene.